Non sapevo nulla, Mauro Vegni, il direttore del Giro d'Italia. Ciao Mauro, buonasera, ti puoi accomodare in Abruzzo. Intanto Mauro, come mai questa visita in Abruzzo? C'è Gabriele De Bari, storico inviato del Messaggero con noi e quindi approfitteremo per un po' di domande sul Giro d'Italia. Mauro, buonasera. Intanto buonasera a tutti. No, niente, semplicemente domani presentiamo questa tappa del Giro all'Aquila e mi sembrava giusto e doveroso essere presente qui, e quindi questa sera sono venuto dall'amico Formichetti, il quale mi ha invitato a essere presente a questa trasmissione. Vedi, la nostra domenica sportiva alle spalle c'è Dario Cataldo che con Giulio Ciccone e Fonzi è un rappresentante del ciclismo dei professionisti in Abruzzo, tappa all'Aquila, tappa importantissima. So che l'hai fortemente voluta perché il Giro d'Italia da sempre, Mauro, è attentissimo anche a fattori extrasportivi. 6 aprile 2019 saranno 10 anni del terremoto. Sì, esatto, come dicevi giustamente tu, il Giro non è solo un evento sportivo, ma è un evento che in qualche modo racconta la storia del nostro paese, la racconta attraverso sia gli episodi positivi sia quelli purtroppo negativi che hanno toccato il nostro paese, e quindi a 10 anni dal tragico evento di L'Aquila ci sembrava doveroso rendere omaggio a questa città. Si partirà da Vasto, si arriverà all'Aquila. Perché Mauro Vegni in questa edizione del Giro d'Italia, un po' come la Tirreno Adriatico che avete presentato qualche giorno fa nelle Marche, nella prima parte, nei primi 10 giorni, a parte la cronometro sul San Luca, avete scelto di non mettere il classico arrivo sugli Appennini? Ma sai, anche perché io credo che nel ciclismo, come negli sport, negli altri sport bisogna sempre trovare qualche cosa di nuovo che dia un senso di cambiamento, di discontinuità con il passato. Effettivamente negli anni passati di sabato e domenica mettevamo sempre degli arrivi in salita, anche se non determinanti. Quest'anno abbiamo strutturato un giro che presentasse una sorta di cronoscalata sia alla prima tappa sia alla tappa 9, quella che da Riccione porterà a San Marino. Poi comunque inserendo una serie di tappe con delle frazioni comunque per Finisterre e anche per uomini di classifica che vogliono allungare il loro distacco sugli altri. Abbiamo cercato di fare un progetto completamente diverso perché non volevamo avere le prime tappe. Tu sai benissimo che un grande evento prima che raggiunga quello che è l'apice ha bisogno di continuità, di tempo, e invece quest'anno volevamo dare subito un segno importante alla classifica con questa prima tappa sul San Luca e poi avere delle tappe per i velocisti, e quindi metterci anche gli arrivi in salita sarebbe stato troppo pesante per la prima settimana. Storico inviato del Messaggero per Giro d'Italia e Tour de France, Gabriele De Bari. Io per aprire molto quest'anno sia qui sia su Messaggero ho criticato il tracciato. Mi piace 13 giornate di attesa prima di avere la prima salita importante. Abbiamo criticato il Tour negli anni scorsi perché faceva 7-8 tappe senza una asperità, e noi copiamo il Tour che abbiamo criticato. E la seconda obiezione è i velocisti che hanno tanto pane nelle prime giornate, l'ultima settimana non c'è più una tappa facile. Che motivo hanno di arrivare all'ultima tappa? Molti si ritireranno e andranno a fare il Tour, come qualche volta è capitato. Ma allora, polemico Gabriele. No, ma sono felice anche perché Gabriele non ricorda, ma anch'io ho fatto parte del gruppo in cui lavora lui molti anni fa, molto tempo fa. Quando c'era Pietro Paoli. Esatto, quando c'era il nostro amico Lillo. Partendo dall'ultima ti dico che comunque tu hai visto che qualcuno anche con la maglia di leader e pur vincendo l'ultima tappa il giorno dopo si è ritirato, quindi questo significa che ogni corridore fa le sue scelte. È chiaro che poi tu sai meglio di me che nell'ultima settimana bisogna dare motivazioni sportive altissime per tenere alto l'audience e l'interesse del pubblico, quindi questo è un dato comunque oggettivo. Quest'anno non partiamo con
le prime tappe, come accade molto spesso, le prime due o tre tappe per velocisti, proprio per evitare che qualche corridore di classifica venga, come è accaduto spesso, coinvolto nelle cadute di massa e quant'altro, e soprattutto perché appunto partendo con una cronoscalata è possibile che già un certo tipo di classifica si delinei e che quindi quei corridori lì possano vivere la prima settimana in una maniera come dire più tranquilla, senza dover rischiare qualcosa. E chi dice che un giro disegnato per Thomas Dumoulin o Froome, messo che fra parentesi tu sai che oggi Dumoulin ha confermato la... non per Nibali. Ma non è vero, perché Nibali non ama 60 km a chilometro, sono anche tanti. Ma allora attenzione, intanto sono meno di 70. 60. Però tieni presente che ne hai almeno 8 e 36, 44 ne hai che sono di salita. Ti posso dire che ho avuto il piacere di essere a cena con Vincenzo 15 giorni fa e devo dire che la sua impressione sul giro è stata più che positiva, tant'è vero che anche lui ha confermato che vuole essere al giro. Sì, quindi voglio dire, tutte e due quest'anno. Il giro poi si conclude nella terza settimana e sai meglio di me che la terza settimana è una settimana completamente diversa dalle prime due, perché lì si scopre chi ha il fondo, chi ha la capacità di essere valido anche sopra i 2000 metri. Quest'anno abbiamo reinserito tantissime montagne che sono sopra i 2000 metri e questo fa veramente la differenza, un po' come aveva detto anche Froome durante la presentazione, no? Quando ha detto che la differenza tra le montagne sotto i 2000 e quelle sopra è la differenza tra un ragazzo e una persona matura, quindi questo sicuramente farà la differenza. È un cliché nuovo, stiamo sperimentando qualcosa di nuovo, perché comunque la prima settimana mediamente in un evento così lungo rischia di essere un po' noiosa e quindi già creare... Però se c'era l'Etna o se c'era la tappa di Rocca qui in Abruzzo, dove Nibali ha perso il Giro d'Italia, o il Blockhaus... Allora, intanto Etna... l'hai visto anche tu, non ha dato grandi risultati. Negli ultimi due anni abbiamo sperimentato una volta la quinta tappa, una volta la sesta tappa, non ha dato i risultati che ci aspettavamo. Soltanto il Blockhaus ha dato un certo... Lo ha dato ai suoi tempi il Blockhaus, ma lo ha dato anche, voglio dire, Campo Imperatore. Però era già la nona tappa e quest'anno alla nona tappa abbiamo una cronometro veramente complicata, perché è di 36 km da Riccione a San Marino. Mauro, noi ti ringraziamo, Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, per questa graditissima sorpresa negli studi di Rete 8. Io chiudo, prima di andare in pausa pubblicitaria, chiedendoti se in futuro oramai l'Abruzzo deve considerarsi regione abitue del Giro d'Italia e perché no tornare anche a essere regione di Tirreno Adriatico. Ma allora guarda, io credo che tutte le regioni d'Italia si debbano considerare facenti parte del Giro, poi è chiaro che in 21 tappe con la conformazione che ha il nostro paese è veramente complicato toccare tutte le regioni, perché se una volta vai sull'Adriatico è molto complicato poi toccare anche il Tirreno o viceversa, però io credo, tanto per dire, rispetto anche alle piccole polemiche o grandi polemiche che sono state fatte per l'assenza del Sud, io credo che comunque negli ultimi anni il Sud sia stato ampiamente toccato, per cui mi sembrano anche un po' certe volte quella regione, polemiche pretestuose, Sardegna, due anni Sicilia, un anno Sicilia e Sardegna, eccetera, eccetera. Per cui io credo che tutti quanti debbano... Poi se mi chiedi quando torneremo con la Tirreno Adriatico in Abruzzo, 2020, dico abbastanza presto. 2020, va bene. Il prossimo anno, l'ultima cosa, si ripartirà ancora dall'estero, immagino, sì. Devo dire che qui sarebbe un discorso molto lungo, stiamo lavorando sull'estero, ma soprattutto perché un dato deve essere chiaro. Il Giro è un prodotto italiano, chiaramente, però non può essere vissuto sempre come un prodotto esclusivamente italiano. Un prodotto è un brand che abbiamo...
i francesi fanno la stessa cosa, noi quest'anno siamo partiti da Israele. È stato un successo quello di Israele. Ma assolutamente, io mi auguro che insomma per la gente sia stata l'occasione anche per vedere posti nuovi e sia stato anche un momento importante per il ciclismo, non solo per il Giro d'Italia, per far comprendere che se vuoi essere veramente uno sport internazionale, uno sport comunque mondiale, devi comunque portarlo in giro per il mondo, e io credo che quest'anno noi abbiamo assolto a questo problema. Grazie mille al direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni. Gabriele De Bari, non so se l'ha fatto apposta a mettersi la maglia rosa questa no, sera. Non sapevo che venivi. Adesso beh, mi sembrava anche corretto per segno di rispetto. Se fosse stato gialla non mi avrei manco risposto. Il primo giro che c'era Toriani, il primo giro, poi c'è stato Castellano, poi è arrivato lei. Quindi, grazie direttore Mauro Vegni per questa graditissima sorpresa.